Questa nuova puntata di Spunti e Spuntini parte così, parlando di calcio, perché ieri si è disputato il match tra Arezzo e Matelica, terminato 2-0. In collegamento per fare il quadro della situazione abbiamo il collega Matteo Marzotti. Ciao Matteo, grazie per essere nuovamente qui con noi. Ciao, buongiorno a tutti. Beh, allora, l'Arezzo ce l'ha fatta, 2-0 in casa, finalmente. Eh sì, e pensare che è una vittoria che mancava dal 26 gennaio del 2020, insomma più di 360 giorni, ma mancava, ovviamente poi c'è stato il Covid di mezzo, per carità, ma è la prima vittoria, pensate, della stagione tra le mura amiche. L'ultima volta che c'erano stati 3 punti risaliva al 28 novembre, data storica anche perché quella fu la prima partita che fu trasmessa in diretta da parte di Teletruria, la prima partita in diretta dell'Arezzo a livello assoluto, e anche quella si concluse con un risultato di vittoria sempre con la difesa inviolata. Insomma, ci sono tanti spunti, se mi posso permettere, per sorridere questa mattina. È chiaro che serve adesso continuità, è adesso il passo successivo, il tema successivo sottolineato dopo la giornata di ieri, visto che insomma la classifica resta quella che è e che il penultimo posto, il primo per andare agli spareggi, è distante 3 punti. Però insomma questa vittoria serviva come il pane, perché altrimenti davvero saremmo andati incontro a dei mesi dove solo la matematica poteva tener vive le speranze di salvezza. Certo. Com'è stata dal punto di vista tecnico questa partita, Matteo? Ma non è stata una bellissima partita. Ritmi blandi, il Matelica forse aveva più la pancia piena dell'Arezzo, anche perché è una società neopromossa che comunque nel suo primo anno si sta trovando a ridosso dei playoff. Tecnicamente è una squadra che poteva già essere contenta di venire ad Arezzo senza rischiare, infatti ha fatto anche alcuni esperimenti a livello di interpreti. Invece l'Arezzo magari, soprattutto all'inizio, ha avuto paura, ma è una paura che per carità ci può stare, voglio dire, insomma, dopo aver preso diverse batoste, dopo magari aver sempre sottolineato anche da parte nostra il fatto che nel primo quarto d'ora l'Arezzo tende a prendere gol con troppa facilità, è chiaro che insomma c'erano tutti questi tipi di timori. Fortunatamente insomma però è andata bene, scavallato il primo quarto d'ora, anzi nel primo quarto d'ora l'Arezzo è riuscito a trovare il gol. E poi è stata una partita non tanto di sofferenza difensiva, un po' di caos, un po' di paura, però insomma alla fine contava solo riuscire a riprendere questi 3 punti anche con diverse novità, insomma anche a livello di formazione. Ecco, le novità quali erano? Ma senti, le novità erano sicuramente il fatto che è stato tenuto a riposo Luciani, che era insomma uno dei giocatori da più tempo in maglia Amaranto, l'esordio, ma nemmeno esordio insomma, però l'impiego di Maggioni prima come terzino destro, poi come centrale di difesa, che dove era stato impiegato a Padova per la prima volta mercoledì scorso, dove sta facendo bene. E poi sicuramente il ritorno di questo attaccante Perez, che non ha fatto gol ma è stato importante con i suoi movimenti, così come il adesso il baby Amaranto, che adesso è sulla bocca di tutti, penso, basta fare un giro sui social, vale a dire questo Jacoponi, un 2002 arrivato da una società di Serie D, da questo team Nuova Florida legato alla proprietà dell'Arezzo, e che con il gol del 2-0, scatti, accelerazioni, dribbling, ha confermato di fatto quanto di buono aveva fatto vedere nelle precedenti partite. La cosa bella è quello che stanno sottolineando in tanti, questo è un Arezzo, non ce lo nascondiamo, che ha speso e investito veramente tantissimo a livello economico, e alla fine diciamo adesso sui tifosi, nella mente dei tifosi, l'immagine che sta circolando è l'urlo di questo ragazzino, ripeto, un classe 2002, ieri dopo il primo gol tra i professionisti. Insomma è un bel momento per lui, è sicuramente un appiglio anche per i tifosi, insomma, per cercare di inseguire questa salvezza. Certo, quindi una bella vittoria ci voleva a questo punto, anche per riacquistare un po' di speranza. I prossimi appuntamenti in calendario quindi quali sono a questo punto? I prossimi appuntamenti in calendario da domani, perché oggi è giorno libero, inizierà la missione verso Trieste. L'Arezzo va al Nereo Rocco di Trieste, ci torna dopo diversi anni, tra l'altro speriamo di sfatare il famoso tabù, perché nella storia dell'Arezzo ci sono 3 T che non sono particolarmente cordiali: Taranto,
Terni e Trieste. Speriamo insomma che Trieste possa andare bene, in considerazione anche che insomma Teletruria si prepara a trasmettere in diretta questa partita, e speriamo ovviamente di poter tornare con possibilmente 3 punti. L'obiettivo sicuramente è quello di dare continuità a questo risultato. Sicuramente, ma il Trieste che squadra è? La Triestina è sicuramente una squadra costruita per le prime posizioni, ha avuto un campionato non propriamente facile, ha avuto problemi di Covid, ha avuto alcune difficoltà, diciamo è una squadra che però a volte si è adagiata sugli allori nonostante il bagaglio tecnico importante. A gennaio giocatori importanti di qualità sono andati via come Lodi, ex Serie A, però è una squadra che ha un allenatore esperto come Pillon, una squadra che in casa prova a dettare legge. All'andata Triestina in vantaggio 2-0, poi venne in vantaggio e poi venne ripresa allo scadere da Zuppel. Speriamo insomma che abbia ancora quelle lacune che abbiamo visto all'andata. Quindi la speranza qual è? Secondo te ce la può fare l'Arezzo? Ma sai, il calcio non è una scienza esatta, un po' per scaramanzia non mi sbilancio, però sicuramente diciamo se l'atteggiamento è quello di ieri, soprattutto a livello difensivo, l'Arezzo insomma almeno dare continuità, che potrebbe essere anche un pari, è l'obiettivo insomma alla portata secondo me dell'Arezzo, ce la può fare mantenendo alta la concentrazione. Poi è chiaro, andranno viste in settimana i giocatori, che Rubin è uscito per un problema fisico e sarà valutato nelle prossime ore, insomma andrà valutata un po' quella che è la condizione dell'infermeria. Di sicuro se la testa e l'atteggiamento è quello di concentrazione massima visto ieri, perché no, visto che poi la Triestina naviga più o meno alla stessa velocità del Matelica, tutto ci può stare insomma. E noi ci vogliamo credere. Grazie Matteo Marzotti per questo grazie collegamento, grazie davvero. Noi a questo punto passiamo la linea a Diego D'Ippolito per il suo primo spunto di quest'oggi, uno spunto dedicato al passaggio delle filiali UBI a Biperra.